Oggi, prima prova, la prova scritta di italiano, tanto temuta, come è andata? Abbastanza bene, ci aspettavamo qualcosa di meglio, delle tracce migliori, però non è andata proprio male male. Cosa vi aspettavate? Beh, delle tracce attuali con uh, temi più attuali, tipo le proteste, le donne in Iran e tutte quelle cose invece sono uscite tecnologia o Whatsapp. Io ero venuta con l'intenzione di fare la traccia. E sperando che ci sia d'annunzio Svevo, ma è uscito fuori Quasimodo e Moravia, e quindi sono passata direttamente alla C e ho fatto anch'io quella su WhatsApp. Ho scelto la traccia C2 che parlava del, del come al giorno d'oggi non si sappia attendere e portare pazienza, e ho riflettuto su questo. E secondo me è un aspetto che è vero di quello che viviamo. E domani? Domani c'è la prova di matematica, e per quella sono meno portato, ma comunque cercherò di fare del mio meglio. Abbiamo finito, ci siamo tolti l'ansia, pensavo fosse più difficile, però comunque ci è andata bene. E ora aspettiamo la seconda prova domani. Sarà molto più impegnativa, però ci si prova in qualche modo. Sei preoccupata? Per gli scritti non tanto, più per l'orale, per lo scritto per ora no. Hai dormito stanotte? Sì. Stranamente sì, sono riuscita ad addormentarmi presto, ho fatto le mie ore di sonno. Quella su Piero Angela. E... Sì, era un, po', era un testo argomentativo un po' complicato, però... È andata. Sì, sì. Domani? E domani microbiologia e siamo preoccupati anche per quello, però si spera bene, dai. Come giudichi le tracce di quest'anno? Ce ne erano molte storiche e secondo me abbastanza corrette, dai, abbastanza giuste.